Anche in Friuli Venezia Giulia, come in tutta Italia, da inizio mese si può firmare a sostegno di referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. Lo si può fare nei banchetti sulle piazze, località e orari sono disponibili sui siti internet dei proponenti, e nei comuni. Le firme, almeno 500.000, andranno depositate entro il 30 settembre in Cassazione, che le vaglierà. La Corte Costituzionale invece esaminerà poi la legittimità, che una volta ottenuta potrebbe far convocare le urne tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il primo quesito riguarda la responsabilità civile dei magistrati, prevedendo che il cittadino possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente a un magistrato e non allo Stato, come ora. Il secondo interviene sulla separazione delle carriere e prevede di separare nettamente le funzioni di magistrato pubblico ministero e giudice. Se approvato a inizio carriera, il magistrato dovrà scegliere senza più la possibilità di passare dall'una all'altra. Il terzo quesito riguarda la custodia cautelare prevista nei casi in cui ci sia il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di compimento di nuovi e gravi reati, limitandola ai soli reati gravi. Il quarto referendum invece chiede di abolire la legge Severino nella parte in cui prevede l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, lasciando ai giudici la libertà di decidere. Il quinto quesito riguarda invece la raccolta firme per il magistrato che intende candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura e ne chiede l'abrogazione per evitare che la candidatura venga appoggiata dalle correnti interne. L'ultimo interviene sulla valutazione dei magistrati. Lega e Radicali vogliono dare anche ai membri non togati del CSM la possibilità di esercitare il diritto di voto sulle valutazioni dei magistrati. Mentre il centrodestra appare compatto sull'appoggio dei referendum, con il distinguo di Fratelli d'Italia su quelli della legge Severino e custodia cautelare, posizioni ancora non ben definite nel centro-sinistra, con alcuni esponenti che li giudicano condivisibili. Netta invece la contrarietà dell'Associazione Nazionale Magistrati.